Stood at the cold face, stood with our backs to the sun. Quindi Vittorio e la tua mamma si conoscevano già all'epoca? Pensavo di poter avere tutto quello che volevo, compresa la moglie di mio fratello. È inevitabile che con Vittorio si è rotto qualcosa. We've become echoes, but echoes to fade. Non sei contento di avermi? Devo capire cosa. Se solo avessimo avuto il coraggio di parlare davvero. Se siamo venuti riusciremo a superare anche questo momento. Non ci saremmo mai allontanati, non saremmo mai arrivati a questo punto. Io pensavo di riuscire a custodire la nostra felicità, Vittorio. Mi ha fatto dimenticare tutto il dolore che ho provato. E invece siamo finiti ai capi opposti del cielo. Più tristi e più soli. Io non avevo scelta. È giusto che ci sia una distanza tra di noi. Io ho sempre detto che per me non contava nulla e che era con te che volevo stare, che era te che amavo, che amo. Ci sei sempre, anche quando non ci sei. Perché senza te la vita è bella solo a metà. Sarà più tardi aver preso un volo per Parigi. L'ho appena chiamato in villa. Per dirmi cosa? Nonostante questa storia ci abbia allontanati, il mio legame con Beatrice è molto profondo. E è proprio grazie a quell'errore che ho capito che senza di te non sono nessuno. Ma l'amore è tutta un'altra cosa. Che cos'è una famiglia normale? Davvero pensi che una donna che non può essere madre sia una donna a metà? Io non lo so se saremo più una famiglia. Se io non ti basterò tra tanti altri. Tu sei una famiglia. E questo è già moltissimo. Non l'ho mai conosciuto. Penso che l'impossibilità di avere dei figli diventerà un macigno tra di noi. E se fossi tu a sbagliare? Sono stato sempre certo di una cosa. Io non ho mai amato nessuno come amo mia moglie. Ma io e te funzioniamo bene insieme. Sul lavoro non abbiamo mai avuto problemi. È una follia. Se tiene così tanto a te, farà la scelta giusta per la tua carriera. Accetta. Sono io a chiederti. Amo solo te. E per quanto riguarda Beatrice, nulla si ricostruisce sul passato.